Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su classe C berlina. Alta tensione a Conta d'Archi, dove l'allarme furti, nonostante i pattugliamenti di polizia e carabinieri, non si è mai spento. L'escalation di raid ai danni delle ville nella zona a ridosso della città ospedaliera sembrava essersi alleggerita. Forse, si diceva dopo l'omicidio Masucci, per evitare di incappare nei controlli delle forze dell'ordine, altri rapinatori si sono concentrati in altre contrade di Avellino, come via Sant'Eustachio, Picarelli e via Pennini. E invece, ieri sera, ecco la lama nel buio che riapre la ferita di una comunità che, dopo la tragica morte del dentista, vive nell'incubo, in preda al terrore. L'incursione è avvenuta infatti all'interno di una villa di Conta d'Archi, di fronte all'edificio dove venne rinvenuto cadavere nel novembre scorso Ugo Masucci. I malviventi, nonostante il luogo gridi ancora giustizia, hanno agito indisturbati, trafugando la Seat di un vicino di casa del professionista ucciso da mani ancora ignoti. L'auto rubata è stata poi rinvenuta stamane da Bess dagli agenti del commissariato di polizia, ma l'episodio ha fatto piombare di nuovo in ginocchio Conta d'Archi, scioccata e mai ripresasi da macabro rinvenimento del dottore Masucci. Sapere che un assassino gira libero non ci fa dormire, avvertono i vicini di casa del povero dentista, una comunità blindata che parla solo per citofono. Anche questo è il segno di una profonda paura. Dopo quello che è successo, perlomeno qui di fronte... Sì, perché lei abita di fronte alla villa del dottore, sì. Masucci. Quindi comunque ci sta ancora un po', cioè la preoccupazione ci sta sempre. Poi ogni tanto si sente di qualche altro furto che è avvenuto in zona, per cui ci sentiamo un po' comunque sempre... oggetto di insomma, o comunque sotto il mirino di questi malviventi. Sì. Ma ci sono i controlli da parte delle forze dell'ordine, sono stati intensificati? Ma io ogni tanto sì, vedo passare qualche, però non lo so se insomma il tempo che trova, perché comunque sì, passano, però all'interno dei giardini non è che si riesce a vedere. Abbiamo tutti quanti adesso un po' più di attenzione, abbiamo le luci accese per più tempo. Sono aumentate un po' le illuminazioni nostre, perché poi l'illuminazione stradale non c'è, per cui siamo noi a dover fare, insomma, a dover stare un po' più attenti. Anche perché anche noi siamo stati visitati, diciamo, con noi in casa, per cui c'è stato anche un spavento maggiore, perché eravamo tutti in casa, soltanto io stavo al piano di sopra, quindi non me ne sono accorta. E vi hanno svaligiato l'appartamento? Svaligiato hanno preso poco, perché purtroppo non sono andati oltre, c'era mia figlia e c'era il cane che fortunatamente è riuscita a farli scappare.